Si chiamava Erika Bacerro, aveva 33 anni di terra di Detroit, Michigan, USA. Si trovava all'ottavo mese di gravidanza quando purtroppo ha scoperto di essere positiva al coronavirus. La donna quindi è stata operata con grande urgenza attraverso un parto cesareo, taglio quindi, però non ha avuto la possibilità di abbracciare il piccolo bambino nato, ossia Diego Antonio, perché purtroppo si è spenta diverse ore dopo. Ha messo al mondo il bambino, il secondo per la previsione, morto poche ore dopo grazie al Covid-19, complicanze derivate dal Covid. La diagnosi stava bene, non c'era una diagnosi, fuori con i sintomi aggravati, la donna non aveva delle patologie prima di questa, una bambina aveva avuto un anno ed era in attesa del secondo genito, dopo qualche settimana dalla scoperta della patologia, però difficoltà respiratorie, probabilmente polmonite bilaterale acuta, rimane da chiamare i sanitari per il ricovero, ma niente da fare, praticamente il bambino è stato partorito, è stato venuto al mondo, però la donna purtroppo è morta poche ore dopo il parto cesareo. Grazie a tutti, il video termina qua. Erika Bacerra, o Bacerra, posi in pace.